Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi vi voglio parlare della pianta dei begonia. Questi esemplari sono delle begonie che vengono spesso utilizzate all'esterno per arricchire e decorare quegli spazi dove manca una nota di colore. Infatti la nota di colore è data soprattutto dalla loro fioritura abbondante, molto colorata, accesa, che ci allieta i giorni estivi. Infatti la fioritura va sempre in concomitanza con il periodo estivo, quindi da fine primavera, inizio estate, per prolungarsi brevemente o sporadicamente fino all'inizio dell'autunno. È una pianta molto resistente che sta bene in pieno sole, sta bene a mezz'ombra. Ovunque noi la collochiamo negli spazi aperti, lei si adatta facilmente. È una pianta che ha una grande forza di adattamento ed è molto resistente. Resistente perché sopporta bene il caldo. Ovviamente la dobbiamo sempre aiutare con un po' d'acqua, soprattutto nei periodi più torridi. Sopporta bene anche i periodi un po' freddi, infatti quando fa freddo la parte aerea tende a essere un po' rovinata dal gelo, ma noi non dobbiamo preoccuparci perché lei poi in primavera dal terreno, dai suoi nodi principali, rispunta per offrire di nuovo la sua bellezza con le sue foglie molto carnose e i suoi fiori molto colorati. Esistono diversi colori in commercio, dal rosso rubino al rosso corallo, il bianco, il rosa, e ci sono soprattutto diverse varietà di begonia. Questa qui davanti a me è una begonia da esterno, ma ci sono anche varietà un po' più delicate che stanno meglio in appartamento, come la begonia dal fiore olandese, la begonia rex, maculata e via dicendo. Sono le classiche piante dei nostri avi, da cui di generazione in generazione si portava avanti una catena sia familiare che agricola, spezzando semplicemente un rametto e ponendolo nella terra. È la pianta della continuità, a me piace molto, è resistentissima.